Ad Ardesio la scassata del Zeneru è tornata per tutti. Dopo 2 anni in forma ristretta a causa della pandemia, il rito di cacciata dell'inverno è ripartito nella sua formula tradizionale e in migliaia ne hanno approfittato per raggiungere il paese dell'Alta Val Seriana. I primi campanacci si sono sentiti già al mattino, hanno accompagnato il carro con il fantoccio che la sera, come ogni 31 gennaio, è stato mandato al rogo in ossequio alla tradizione. Un'anteprima seguita anche da bambini e ragazzi delle scuole. Siamo con Giorgio Fornoni, che è uno dei componenti del gruppo che realizza il carro che ogni anno viene portato lungo le vie di Ardesio per la scassada del Zeneru. Quando inizia questo lavoro di costruzione? Meno male, sempre alla fine di novembre ci organizziamo e cominciamo ad andare a prendere tutto il materiale e piano piano, tutte le sere dopo il lavoro, realizziamo il carro, diciamo. Di chi è l'idea iniziale, il bozzetto del carro su cui poi vi basate per costruire? Se lo prepara il nostro Flaminio Beretta, è lui il capo che ha l'idea, tutti gli anni ne inventa una nuova e piano piano si dice come fare la realizzazione, i soggetti da mettere, i vari particolari come fare e dopo noi ci mettiamo del nostro. Quindi tutti i particolari sono idee di Flaminio? Bene o male sì, dopo tanti li mettiamo noi, tanti ce li inventa lui e tutti gli anni ce ne mette sempre di peggio per farci tribulare sempre di più. Velocemente, poi naturalmente lo si vede nelle immagini, che cosa avete rappresentato nel carro di quest'anno? Abbiamo rappresentato uno dei simboli del paese di Ardesio, che è il campanile della Madonna delle Grazie. Per noi ardesiani è uno dei simboli più spiccati, diciamo, più belli e più rappresentativi per il nostro paese. E poi intorno ci sono altri piccoli dettagli, abbiamo visto una capra. Tutti gli anni mettiamo sempre dentro gli animali, è già da un po' di anni, tutti gli animali vari della fattoria, quelli che riusciamo a mettere. E quest'anno abbiamo anche uno, Flaminio ha detto in pratica di mettere dentro uno di quelli che erano i primi costruttori, che è il nostro Giannino, che lui è un appassionato di caccia, spara su Zeneru per riuscire a prenderlo e farlo saltare giù. Ancora un'idea di Flaminio, come al solito. In quanti siete a lavorare? Alla fine siamo sempre in 10, 15, siamo 10, 15, bene o male siamo sempre. Dopo tante sere siamo in 4, tante sere siamo in 15, tante sere dipende un po' dalle serate. C'è stato un ricambio in questi anni? C'è stato un bel ricambio generazionale, sono entrati tanti ragazzi nuovi, giovani, con la voglia di fare, con lo spirito proprio del Zeneru, dalla voglia di portare avanti la tradizione ardesiana, che è una delle cose più belle. Quindi per il momento non ci sono problemi, la tradizione continuerà anche in futuro? Sì, con il ricambio generazionale che abbiamo, tanti ragazzi giovani, e qui bisogna ringraziarli, perché anche il sabato sera o la domenica sera, con la voglia di far festa, dai 15 ai 20 anni, 25, stanno giù con noi a realizzarlo e fanno tantissimo. E qui bisogna ringraziarli veramente di cuore. Ad accogliere il carro c'erano anche i componenti del gruppo ospite, che in Trentino tengono viva una tradizione gemella a quella di Ardesio. Il gruppo ospite della scassata del Zeneru 2023 arriva dal Trentino. Da dove di preciso? Noi arriviamo da Predazzo in Val di Fiemme. Parlaci della vostra tradizione. Sì, la nostra tradizione è la tradizione dei foghi di San Martino, i fuochi, i falò. Non i fuochi, perché ogni tanto si dice i fuochi di San Martino, magari uno si aspetta i fuochi d'artificio. No, il San Martino consiste nell'allestire delle grandi cataste, ma da tantissimi anni si fa, e sono 5 i rioni che partecipano a questo evento, a questa manifestazione. Ogni rione, siccome Predazzo è contornato da montagne, comunque proprio in mezzo alle montagne, ogni rione sulla montagna, dietro il proprio rione, alta, di modo che dal paese si possa ammirare, allestisce una catasta, ci mettono dei mesi, cominciano già, quando cominciano le scuole solitamente i ragazzini più piccoli, e dopo il passatempo del pomeriggio, quando cominciano le scuole, andare a raccattare rami, sterpaglie, legna in genere,
allestiscono queste cataste ogni anno con forme diverse. Poi in questi ultimi, all'inizio erano semplici cataste anonime, adesso ogni anno, quest'anno hanno fatto una che sembrava la regina di scacchi, un anno che c'erano i mondiali di calcio, hanno ricostruito la Coppa del Mondo di calcio, ma tutto in legno, e tutto che dura fino all'11 novembre, e immancabilmente la sera dell'11 le cataste vengono incendiate puntualmente alle ore 8. E ci sono questi 5 fuochi che illuminano il paese. Dopodiché i ragazzi che l'hanno allestita, che l'hanno incendiata con campanacce e quant'altro possa far rumore, scendono in paese, fanno una sfilata, si radunano i 5 gruppi, fanno una sfilata tutti insieme per le vie del paese e si fanno il ritrovo per la scampanellata finale proprio in centro, in piazza davanti alla chiesa, e lì ci sono gli alpini e i vigili del fuoco che fanno il brulè, c'è la possibilità di mangiare un panino perché non si può solo bere, bisogna anche asciugare perché altrimenti è pericoloso, e comunque poi la festa continua, si va in giro intorno fino a mezzanotte e l'una a tenere vivo l'umore del San Martino. E partecipa a tanta gente? Partecipa tantissima gente, partecipa anche tanta gente, fino a qualche anno fa era più che altro una festa per le due valli, sono Valli di Fiemme e Valli di Fassa, sono due valli molto turistiche, però in effetti succede di tutto in estate e in inverno, a novembre era il vuoto totale, per cui l'unico momento in cui c'è la possibilità di socializzare, di fare comunità, di trovarsi insieme, anche perché magari nel momento in cui c'erano tutte le altre attività era impegnato nel turismo perché lavoravano negli alberghi, nei ristoranti, lì con tutte le attività chiuse era il momento giusto per ritrovarsi tutti insieme a fare festa. Questo era fino a qualche anno fa, adesso a questo si è aggiunto un gran numero di persone che magari vengono su durante l'estate, scoprono di questa nostra tradizione e tornano a trovarci, soprattutto se coincide come è stato quest'anno che era di venerdì. Sono venuti su a fare il weekend per far festa insieme a noi, questo è stato molto bello. E l'altra cosa nuova è che in questi ultimi anni c'è stato un grande avvicinamento a questa tradizione da parte dei bambini, cioè, come mi diceva anche Antonio, che anche qua avete fatto molta sensibilità sulle nuove generazioni proprio per dar modo a questa tradizione di avere anche una vita in prospettiva futura, e noi senza fare tante azioni proprio i bambini si sono avvicinati, hanno imparato ad apprezzare questa festa, è diventata proprio la festa di tutte le famiglie, e più scatenati sono i bambini, quelli più piccolini della scuola materna, il pomeriggio dell'11 alle 3 nel cortiletto della scuola fanno il loro piccolo falò con i campanellini piccoli, tutto in scala ridotta, però cominciano già a entrare nell'ottica di quello che è la giornata speciale per il nostro paese. La sera a cacciare l'inverno sono arrivati in migliaia, segno di una tradizione più viva che mai, capace di rinascere ancora una volta dopo i 2 anni di restrizioni per il Covid. Non per niente il simbolo di Ardesio è l'araba fenice, uccello mitologico che riprende vita dalle proprie ceneri. Il carro è partito come sempre dalla zona del Ponterino, seguendo poi il percorso tradizionale. Prima tappa dopo poche centinaia di metri per la sosta dedicata al vin brûlé. Poi il ritorno verso il Ponterino per imboccare le strette vie del centro storico fino alla seconda sosta in piazza Bonvicino Moretto. Il corteo ha ripreso a sfilare verso la parte bassa del centro, ha compiuto un giro attorno alla chiesa parrocchiale per dirigersi infine verso il piazzale della biblioteca, luogo del falò conclusivo. Thank you.
Dopo essere stato tolto dal rimorchio che lo trasportava, il fantoccio è stato appoggiato sulla piattaforma preparata per il rogo. Una volta incendiato, l'allestimento ha fatto presto a consumarsi. Alte fiamme si sono levate nel cielo, portandosi dietro tutto ciò che l'inverno rappresenta. Attorno è iniziato il ballo dei campanacci. Tantissimi, con le loro cioche, hanno cominciato a girare attorno al falò come in un rituale d'altri tempi.